Buongiorno e benvenuti sul mio canale YouTube. Mi chiamo Karim e nel gaming MTSlap. Sul mio canale parleremo di Magic the Gathering e più precisamente di Magic Arena. Questo video è rivolto a un pubblico che ha appena incominciato a giocare a Magic o che da poco che gioca a Magic e vuole approfondire quelle che sono le potenzialità della piattaforma. Scontato che abbiate già concluso il tutorial iniziale, ricevuto i primi 5 mazzi dei 5 colori diversi più un mazzo di un colore misto. A questo punto, nel corso delle prossime 2 settimane circa, completando le sfide giornaliere, riceverete i nuovi mazzi. Se avete appena concluso il tutorial, qui sotto avrete 3 di questi riquadri. Noterete che su scritto ci potrebbe essere 500 o 750. Quel numero fa riferimento ai punti in oro che riceverete una volta conclusa la sfida. I punti esperienza invece resteranno sempre 500. Una volta che avrete concluso le sfide giornaliere a vostra disposizione, dovrete aspettare il giorno seguente perché ve ne venga riassegnata un'altra. La cosa interessante di questo riquadro è che una volta al giorno, cliccandoci sopra, abbiamo la possibilità di andarlo a modificare. Ciò risulterà conveniente nel qual caso avessimo trovato la missione da 500, così facendo potremo farla diventare da 750. Questo riquadro è sempre una sfida giornaliera e sempre vi verrà riassegnata nel giorno seguente. Tutto intorno corrono dei rettangolini e ogni rettangolo andrà a accendersi ogni volta che vinceremo un match contro un avversario. Così facendo riceveremo il premio che si trova al suo interno. Questo riquadro è una sfida settimanale e viene caricata la domenica. Funziona esattamente come il precedente, ma all'interno di ogni rettangolo troveremo 250 punti esperienza. Questo riquadro fa riferimento a quelli che sono i premi che acquisiremo con la maestria, ma di questo ne parliamo alla fine. Vorrei sprecare una parola su questo menu a scorrimento dove Magic Arena ci dà delle informazioni. Queste informazioni possono essere dei bundle o degli elementi estetici acquistabili all'interno del negozio, dei tornei o degli eventi in essere che troviamo all'interno di Arena, ma c'è anche questa finestra. Qui vengono caricati tutti i mazzi che nelle ultime settimane hanno ottenuto un risultato all'interno di Arena. Questo secondo me è interessante perché possiamo andare a confrontare quelli che sono i nostri mazzi con quelli degli altri giocatori, capire quali che sono i mazzi che girano all'interno del formato che abbiamo deciso di giocare, ma possiamo anche andare a copiare un mazzo e andarselo a giocare. Detto ciò, vorrei fare una premessa. Magic ha due grandi modalità di gioco, il Limited e il Constructed. Noi ora tratteremo il Constructed. Constructed, spiegato in due parole, significa creare un mazzo con le carte in mio possesso e portarlo a qualunque tipo di evento. Una volta che entreremo all'interno del menu dei mazzi, troveremo tutti i mazzi che abbiamo creato o importato. Partendo dall'alto, io posso andare a ricercare un mazzo per tipologia di formato, andarli a ordinare secondo uno di questi criteri, andando a ricercare per nome, perché io a ogni mazzo posso impartire un nome, oppure cercarli per colore. Ma quello che volevo mostrarvi è questo: selezionando un mazzo, qui sotto mi si aprirà un menu. Io per oggi tralascerò quello che è import e esport perché vorrei parlarne in un altro video. E io posso andare a clonare il mazzo, così facendo posso andare a modificare il mazzo senza modificare il mazzo originale. Posso andare a eliminare il mazzo. Eliminare il mazzo non significa eliminare anche le carte, quelle resteranno sempre dentro il database. Oppure posso andarlo a evidenziare, tanto che all'occhio sia più visibile, quindi io lo posso individuare prima. Ora che siamo entrati all'interno del menu per la creazione del mazzo, la prima cosa che c'è da sapere è che all'interno del mazzo io non potrò inserire più di 4 copie per tipologia di carta. Ci sono delle eccezioni e mi pare non siano più di 4 o 5, e comunque lo troviamo scritto all'interno della spiegazione della carta. In più ci sono anche le terre base, che di quelle ne possiamo inserire quante ne vogliamo. E altra regola che dovrò rispettare è il numero di carte che andrò a inserire all'interno del mio mazzo. Non potranno essere inferiori a quello che è il numero qui indicato, per più potranno essere superiori. Se voglio sapere quante copie di una specifica carta io posseggo, mi devo affidare a questi rombi posti sopra la carta. Poi abbiamo questo piccolo menu che ci permette di aumentare e diminuire quella che è la prospettiva delle carte, evidenziare elementi estetici, volendo posso anche andarli a acquistare, e andarmi a creare le carte che mi mancano. Però di questo ne parliamo dopo perché ci sono anche altri metodi. Con questo pulsante cambio la visuale da verticale a orizzontale e viceversa. E come vedete qui è dove viene inserito il mio mazzo. Con questo triangolo posso alzare ed abbassare la tendina.
La prima cosa da fare è entrare dentro questo menu che si chiama menu dei filtri avanzati. Io all'interno di questo menu posso andare a restringere il campo di ricerca all'interno dell'intero database di carte. Questa spunta mi selezionerà tutte le carte in mio possesso all'interno della collezione. Con quest'altra spunta verranno selezionate anche quelle che non sono in mio possesso. Ora dobbiamo decidere quale formato tra questi andare a giocare. Faccio notare che abbiamo Alchemy, Alchemy tradizionale, standard e standard tradizionale, historic e historic tradizionale. La differenza sta tra il best of one, partita secca, e best of three, al meglio delle tre. Quindi il primo che vince due round ha vinto la partita. Altra differenza è che nel best of three possiamo portarci via una sideboard di 15 carte, che nel best of one non possiamo. In realtà non è neanche propriamente così, perché esistono delle carte che ci permettono durante il gioco di andare a pescare direttamente all'interno della sideboard, dandoci così la possibilità di avere una sideboard ridotta, però questo magari ve lo spiego meglio dopo. Per semplicità inizierò parlando di standard e parlerò di che cos'è un formato. Un formato è un insieme di set e di espansioni che vengono inserite al suo interno, di solito su base di data di uscita. Come vedete, il menu, questo qua dei filtri avanzati, ci aiuta a capire anche in maniera intuitiva quali che siano i set legali all'interno di un formato. Come vedete, standard, questo è il primo formato, Alchemy è il secondo formato, e quindi qua avviene una divisione. Vuol dire che dalla rinascita di Zendikar fino a Kamigawa tutti questi set io potrò giocarli all'interno di standard. La cosa interessante a sapere di standard è che così come lo troviamo nel digitale, lo troveremo anche in cartaceo. Altra cosa a sapere di standard è che si prefigge di essere il formato più fresco, ovvero al suo interno troveremo sempre i set più recenti. Difatti, una volta l'anno avviene la così chiamata rotazione, e più precisamente una volta l'anno a settembre succede, dove i set vecchi vengono scissi e diventeranno legali all'interno, nel caso di Arena, su Historic, nel caso del cartaceo, su altri formati, per fare spazio a quelli che sono i nuovi set e i set che verranno. Ora parliamo di Alchemy. Alchemy è un formato solo digitale e solo per Arena. All'interno di Alchemy è possibile giocare tutti i set di standard, più tutti i set che sono inseriti e che verranno inseriti all'interno di Alchemy. Piccolo particolare, all'interno di Standard ci sono delle carte che vengono giocate in Alchemy, ribilanciate, le troviamo qui. Vi mostro una cosa. Come vedete, le abbiamo qui dentro. Per riconoscerle è stata incisa questa A in fianco al nome, questa A di colore rosso in fianco al nome della carta. Altra cosa, se voi possedete quella carta ribilanciata all'interno di standard, all'interno di Alchemy la ritroverete ribilanciata in egual numero in cui l'avete all'interno di standard, e ovviamente viceversa anche per Alchemy nei confronti di standard. Parliamo di Historic. Historic è il formato dove sono inseriti tutti i set e tutte le carte caricate fino ad ora all'interno di Arena. Come vedete, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Allora, il set più vecchio è questo qua, Kaladesh Remastered, e risale al 2015. Gli altri sono in ordine cronologico. Poi abbiamo gli Anthology, che sono un'estrazione da una serie di set resi poi digitali. Questi sono anche più vecchi, se non sbaglio. E poi abbiamo Jumpstart Historic Horizon, che è molto interessante questo set. Sono stati creati due set solo ed esclusivamente per un formato che si chiama Modern, che è solo cartaceo. Questi due formati si chiamano Modern Horizon e Modern Horizon 2. Da questi due set sono state estratte una serie di carte, poi rese digitali qui con l'avvento di questo set, Historic Horizon. E devo dire che questo set, con l'avvento di questo set, il power level di Arena è aumentato notevolmente. Altra cosa da sapere,
è che le carte che sono state che vengono giocate ribilanciate in Alchemy, così come vengono giocate in Alchemy, verranno giocate anche in Historic. Mi spiego meglio. Queste carte nel set ribilanciato verranno giocate in Historic ribilanciate, cioè in modalità Alchemy, non in modalità standard. Ora mi permetto di dare un piccolo consiglio a chi ha appena incominciato a giocare. E vi consiglio di focalizzarvi principalmente in standard, al massimo in alchemy, perché ovviamente avendo un range di carte inferiore, riuscire a gestire quelle che sono tutte le meccaniche, tutti i mazzi che troverete da dover affrontare, diventerebbe un po' più semplice. Invece giocare su Historic, vedete che i set sono veramente veramente tanti, potrebbe risultare un po' più complicato. Poi penso che sia giusto che ognuno giochi il formato che preferisce nella modalità che preferisce. Ritornando a noi, per quanto riguarda quella che è la ricerca, noi possiamo effettuare la ricerca delle carte per valore di mana con questi numeri, che possiamo selezionarne anche più di uno. Possiamo farlo per colore. Questa spunta sta a significare che andiamo a cercare quelli che sono gli artefatti e con questa spunta andiamo a cercare e le carte di color dorato, cioè quelle che hanno il bordo dorato. Vi faccio vedere perché mi viene un po' più semplice così. Adesso io ho selezionato nero e blu, ma avrei potuto selezionare qualunque altro colore. Come vedete, queste carte hanno il bordo dorato. Adesso me ne inserisco un po' dentro il mazzo perché mi servono, che dopo devo mostrarvi una cosa. Altra cosa da sapere è che noi abbiamo selezionato punta dorata e selezioniamo artefatti, sparisce tutto. Questo perché non esistono artefatti che abbiano anche il bordo dorato e viceversa. Quindi se vi sparisce tutto non prendiate paura, può essere che abbiate selezionato troppa roba e basta semplicemente andare a diminuire. Altra modalità di ricerca che abbiamo è per quantitativo di carte, quindi per copie presenti nella nostra collezione. Contando più kill per 4, troverò tutte le carte che io posseggo in 4 copie e così per gli altri numeri. Altra modalità di ricerca è per tipologia di carta, quindi creatura, planeswalker, istantanea, stregoneria e così via. E se non sapete che cos'è un planeswalker e non sapete che cos'è un istantaneo o che differenza insomma c'è tra un istantaneo e una stregoneria, male, molto molto male. No, sto scherzando. E ovviamente andate a provare e vedrete che non è così complicato capirlo, anzi, cioè, ci sono tutte le spiegazioni del caso. In ogni caso, io vorrò fare un video dove andrò a spiegare la differenza che c'è tra istantaneo e stregoneria e quali che siano i loro reali potenziali e quando è meglio utilizzare uno piuttosto che un altro. E la stessa cosa per i Planeswalker, vorrei spiegare qual è che è il suo sistema all'interno della piattaforma, quindi come funziona proprio nel pratico quando lo mettiamo in gioco e perché metterlo in gioco, magari con quali carte abbinarle, eccetera, eccetera. Non tratterò la lore, che la lore è la storia delle carte, piuttosto vi metterò in descrizione il link di altri creator che si occupano quasi solamente di questo e sono bravissimi, sanno tutto e ve li consiglio. Poi possiamo andare a fare una ricerca per rarità della carta. Le quattro tipologie di rarità che abbiamo è comune, non comune, rara e mitica, esattamente come tutte le altre. Clicchiamo sulla spunta e andiamo a cercare. Però se non sappiamo a quale tipo di categoria di rarità la carta appartiene, vi spiego io come facciamo a capirlo. Vedete questo stemma che è affisso sulla carta? Questo stemma sta proprio identificare la carta per set. In questo caso questa carta fa parte del set di Innistrad Midnight Hunt e come vedete è di colore dorato, quindi fa parte della rarità rara. Quest'altra carta che è lo stesso identico set, però è grigio, sarà una carta non comune. Questa carta che fa parte del set di Kamigawa, come vedete anche questa è dorata e sarà appunto una carta rara. Quelle invece che hanno lo stemma nero sono le carte comuni, potreste trovarlo anche bianco. Poi abbiamo le rare mitiche, che sono di colore rosso o arancio, e come vedete anche questa è di Midnight Hunt.
Allora, se io voglio andare ad acquistare una carta che non è in mio possesso in questo momento, devo necessariamente sapere se sono in possesso di quella che è la valuta, chiamiamola così, ma è bruttissimo chiamarla valuta, quindi non lo faremo mai più. Questa valuta si chiama wildcards. Se io posseggo questa wildcards, posso sbloccarmi la carta, quindi posso andarmela a craftare, in alternativa no. Io per capire quante e quali di queste wildcards ho, devo andare su questo fiore e appunto mi verrà in descrizione questo piccolo elenco che mi dirà esattamente quante e quali ho. In alternativa, io potrei cliccare con il tasto destro sopra la carta e aprirebbe questo menu. Con questo io posso andare a crearmi una carta. E come vedete qua in descrizione mi viene l'identificazione della carta in quanto a rarità. In fianco questo numero corrisponde a quante di queste wildcards io posseggo. Usando questa spunta avviene la stessa identica cosa che abbiamo appena visto, però basta cliccare col tasto sinistro. In alternativa, se volete crearvi le carte, potete andarvi a creare il mazzo. E una volta che avete creato il mazzo e che siete sicuri che quello è il mazzo che andrete a giocare, lo potete semplicemente creare da qui, cliccando su Creare tutte, che è il metodo che io consiglio perché molte volte capita che andiamo a sbloccarci una carta e poi ci rendiamo conto che quella carta non ci serve a niente, quindi abbiamo sprecato quelle che sono le wildcards. E vi consiglio di usare questo metodo che vi ho appena detto. Ok, questi sono i metodi per sbloccare, ora parliamo di questa barra di ricerca che appunto già ci viene giù una spiegazione non appena passiamo sopra il puntatore. Comunque ve la spiego io in due parole. Su questa barra, se noi andiamo a digitare il nome di una carta specifica, andremo a trovare, quindi ci apparirà direttamente la carta in questione. In alternativa possiamo andare a effettuare una ricerca per tipologia di carta. Vi faccio vedere una cosa. Qui sulla descrizione appena sotto il disegno creatura, mago, umano, quindi questa carta viene identificata in quanto a mago e umano. Quest'altro è un monaco elfo, ce ne sono di svariati tipi. Ipotizziamo che io mi voglia creare il menu degli umani, scriverò umano e in questa maniera mi appariranno tutti quelli che appunto appartengono alla tipologia degli umani o alle carte che hanno al loro interno una dicitura umano, umani, quello che sia. Questa ricerca in questa maniera posso farla per qualsiasi altra tipologia di carta, cani, spiriti, elfi, warlock, quello che volete. Oppure io posso effettuare una ricerca per dicitura, ovvero per una parola ben specifica. Potrebbe essere esilio, potrebbe essere ogni qualvolta, potrebbe essere flashback, qualsiasi cosa, e mi appariranno tutte le carte che al loro interno hanno questa particolare dicitura che sto cercando. Questo di solito lo si fa se si vuole creare delle meccaniche oppure sfruttare delle sinergie che appunto richiedono questa particolare dicitura. Un'altra cosa interessante che da sapere, questo è il coprimazzo, quello che troviamo quando entriamo dentro il menu dei mazzi, e possiamo andarlo a modificare semplicemente trascinando una carta su di esso. Di solito si mette la carta distintiva, quindi la carta che rappresenta un po' il mazzo, proprio per riconoscerlo più facilmente in mezzo ai tanti mazzi che possiamo aver creato. Un'altra cosa da sapere è questo piccolo menu. Come vedete abbiamo una serie di schemi. Questo schema va a identificare quello che è la curva di mana che io ho creato all'interno del mio mazzo. Ovviamente io prima ho messo delle carte a caso, quindi sembra un casino e basta. Ma come vedete in alto sulla leggenda c'è scritto creature e verranno identificate col colore arancione. Tutto ciò che non è creature con il colore blu. Qui sotto abbiamo il valore di mana corrispondente alla linea che è sopra la nostra, e sotto verranno anche segnati il numero delle carte che abbiamo inserito corrispondente al valore di mana che gli sta sempre posto sopra.
Questo valore di mana, questa curva di mana ci serve per capire quale che sarà il potenziale o comunque l'espressione del nostro mazzo all'interno del gioco ed è molto utile. Dopodiché abbiamo questo che possiamo andare a modificare il formato in questione. Con questo possiamo andare a cambiare quello che è l'elemento estetico della bustina protettiva. Qui sotto verrà scritto esattamente il colore delle carte che noi abbiamo inserito all'interno del mazzo e anche il numero. E in più ci verrà scritto la percentuale, che questa è fondamentale e ci serve per poter creare una mana base, che vuol dire mettere all'interno del mazzo un numero e delle tipologie di terre atte a far funzionare il mazzo. Poi abbiamo qui questo riquadro che ci dice esattamente che cosa abbiamo inserito, quindi delle creature, a quale famiglia appartenevano, eccetera, eccetera, eccetera. Ora vorrei tornare sul discorso, quello della sideboard che vi facevo inizialmente. Come vedete qui viene fuori scritto sulla sideboard 0, 7, 0 di 7. È venuto fuori 7 perché io ho selezionato il best of one. Se avessi selezionato il best of 3, ecco qua, quindi tradizionale, viene fuori 0 di 15 perché io posso portarmi 15 carte della sideboard. In ogni caso, io posso portarmi anche un mazzo che gioco in best of 3, lo posso portare anche in best of one. Le carte che mi permettono, cioè delle carte, una parte delle carte che ci sono all'interno di Arena che mi permettono di andare a pescare direttamente all'interno della sideboard, sono quelle carte con la dicitura apprendi. Una volta che io ho soddisfatto le loro richieste sulla descrizione della carta, avrò la possibilità di andare a pescare direttamente all'interno della sideboard. Ovviamente è un vantaggio perché oltre ad effettuare quella che è la loro magia, diventano anche a sua volta un peschino. Però non posso andare a pescare qualunque carta, dovrò andare a pescare delle carte con una dicitura lezione. Queste carte qui. La cosa importante da capire al riguardo è che se io dovessi andare a giocare un mazzo che normalmente uso in best of 3 e che sfrutta l'abilità dell'apprendi, dovrò stare ben attento di aver messo le carte lezione tra le prime 7, perché altrimenti non appariranno, non saranno viste. Se io dovessi avere una carta dall'ottava in poi, una carta di questa lezione dall'ottava in poi, quando andrò a sfruttare l'abilità apprendi, io non sarò in grado di vederla perché non me la riconosce. Quindi stiamo attenti a questa particolarità qua. Poi ci sono anche altre carte che sfruttano questa abilità di andare a pescare direttamente dalla sideboard e non hanno neanche il vincolo delle carte apprendi. Vi esorto ad andarvele a cercare, ce ne sono un sacco, cioè non ce ne sono tantissime, però ce ne sono e sono ottime da usare. Ok, torniamo nella home. Ora che siamo rientrati nella schermata iniziale, andiamo a vedere che cosa abbiamo qui sul primo punto. Allora, qui ci vengono messi una serie di eventi a nostra disposizione da Arena. Il primo è la sfida del colore, che è il tutorial iniziale. La sala giochi Neon è un evento che durerà per un lasso di tempo. Per parteciparvi dovremo pagare un buy-in, pagabile o in gemme o in punti oro. La modalità di gioco in questo caso è il singleton, quindi andremo a giocare con un mazzo contenente una copia per ogni tipologia di carte, tranne le terre, che le terre base in realtà di quelle ne possiamo inserire quante vogliamo. Sulla base di quante vittorie andremo a compiere, ci posizioneremo su uno di questi riquadri e poi ritireremo il premio. Abbiamo la possibilità di vincere fino a 4 partite o essere sconfitti 2 volte. In questo caso i premi sono elementi estetici e punti oro. Dopodiché abbiamo il draft. Come vi dicevo all'inizio, abbiamo due grandi modalità di gioco. Il primo è il constructed, e ne abbiamo già parlato, e quell'altro è il limited. Il draft è una di queste modalità limited che potremmo andare a trovare. Per parteciparvi dovremo pagare sempre un buy-in,
gemme o in punti oro, e sulla base di quante vittorie andremo a compiere ci posizioneremo su uno di questi riquadri e poi dovremo ritirare il premio. Quindi possiamo vincere fino a 7 partite oppure essere sconfitti 3 volte. Nel pratico questo evento si svolge così: andremo a sedersi su un tavolo virtuale, nel caso di arena, con altri 7 giocatori. Ogni giocatore avrà di fronte a sé 3 bustine contenente ognuna 14 carte. All'interno di queste bustine troveremo almeno una carta rara. Una volta che partirà il tempo, tutti i giocatori andranno ad aprire la prima bustina, guarderanno le carte e ne sceglieranno una e la prenderanno. Poi prenderemo la bustina e la passeremo al giocatore che si trova alla nostra destra, e così faranno tutti quanti. Per fare questa cosa c'è un limite di tempo, quindi l'ideale sarebbe quello di conoscere quanto meglio possibile il set che stiamo andando a giocare, in maniera da non perdere troppo tempo nella scelta delle carte. Continueremo così fino a completare tutte le carte che si trovano all'interno delle bustine, al che andremo ad aprire tutti quanti la seconda bustina, però questa volta la passeremo alla nostra sinistra una volta che avremo scelto la carta. Ovviamente questa cosa all'interno di arena per noi sarà invisibile, quindi non ce ne renderemo conto perché farà tutto il computer, però è solo per rendervi noto questo. Stessa cosa con la terza bustina, che poi verrà passata sempre alla destra, quindi nel giro iniziale. Potrebbe essere che io abbia invertito l'inizio, da che parte viene passata inizialmente la bustina, però il senso è quello: una volta la si passa da una parte, una volta la si passa dall'altra. La cosa interessante a sapere, e bella anzi, del draft, è che tutte le carte che andremo a pescare all'interno della bustina entreranno a far parte di quella che è la nostra collezione. Altra cosa da sapere è che io questo evento lo posso incominciare ora e lo posso terminare praticamente quando voglio. Ovvero sì, non potrò andare oltre quello che è il termine dell'evento, quindi quando l'evento scadrà io non potrò andare oltre e quindi non potrò continuare a giocare, però finché l'evento è in essere io posso continuare a giocare. Posso giocare una partita adesso, una partita domani, insomma un po' quando mi viene più comodo. A questo punto andrò a creare, con le carte che ho pescato da queste bustine, andrò a creare un mazzo di 40 carte e con quello andrò a sfidare gli altri giocatori per posizionarmi in uno di questi riquadri. Secondo il mio punto di vista, facendo due calcoli, per rientrare a pari o comunque anzi andare un po' in guadagno e giustificare quello che è il buy-in, dovremmo andare a vincere almeno 3 partite. E in questa maniera appunto non ci troveremo in perdita, perché l'alternativa dell'utilizzo di queste risorse è quello di andare a boostare, quindi andare ad acquistare buste. Quindi per dare un po' il senso a quello che è l'evento dovremmo almeno posizionarci qui. Dopo c'è da dire che moltissimi giocatori preferiscono il limited al constructed, quindi questo ragionamento che ho appena fatto potrebbe non trovare senso per loro. E difatti in merito vi voglio linkare sotto in descrizione quelli che sono due content creator che io seguo e che secondo me sono bravissimi. Non li conosco tutti, io conosco questi due, che sono due ragazzi italiani che appunto si occupano quasi solo ed esclusivamente del limit, dove li linkerò. Se vi piace questa modalità di gioco vi consiglio di andare a vedere e di imparare da loro. Poi abbiamo ovviamente anche il draft tradizionale, che come nel discorso precedente best of one o best of three. Ecco, qui non abbiamo la possibilità di perdere neanche una partita, quindi quando perdiamo andiamo a ritirare il premio e i quadri sono anche inferiori a quegli altri, difatti sono meno della metà. Poi abbiamo il draft veloce. Quest'altro andremo a smistarci le carte non più con giocatori reali ma con il computer, difatti è scritto qua con l'IA. E poi andremo a giocare sempre delle partite e le carte sempre diventeranno parte di quella che è la nostra collezione. Andremo a giocare delle partite e sulla base di dove ci posizioneremo ritireremo un premio. Poi abbiamo questo evento qui che si chiama il grande salto.
Io questo evento lo straconsiglio a tutti quelli che hanno appena cominciato a giocare a Magic Arena e vogliono aumentare quello che è la propria collezione di carte. Qui si andrà a giocare in modalità standard. Il buy-in sarà 1000 punti oro o 200 gemme. In questo caso ci troveremo a dover scegliere fra tre mezzi mazzi inizialmente di tre colori diversi, contenenti ognuno 20 carte. Una volta fatto questo, ci troveremo altri tre mezzi mazzi di tre altri colori diversi, contenenti sempre 20 carte ognuno, per un totale di 40 carte. Così facendo andremo appunto a costruire un mazzo di 40 carte e quelle carte entreranno a far parte in quella che è la vostra collezione. C'è da sapere che ci saranno sempre almeno due carte rare al suo interno, poi tutto il resto saranno comuni e non comuni. Giocando contro i vostri avversari riceverete un premio solo alla prima vittoria, che sarà una carta almeno non comune. E poi questo evento potrete continuare a giocarlo per quanto tempo volete con quel mazzo che vi siete costruiti, oppure potete ritirarvi e volendo andare a pagare un altro buy-in, quindi ricominciare il torneo, l'evento. Dopodiché abbiamo gli eventi, come vedete, ci sono di sei tipi, in realtà sono evento alchemy tradizionale, storica tradizionale, standard e tradizionale, che è la stessa modalità che vi dicevo prima, best of one o best of three. In questo caso questo è un evento però constructed, quindi non limited, perché porteremo noi un mazzo sulla base del formato che ci viene richiesto. Andremo a giocare partite in questo caso in best of one e sulla base di quante vittorie andremo a compiere ci posizioneremo sempre su un riquadro. Avremo sempre la possibilità di perdere fino a tre partite. Vorrei farvi notare che una volta che avrete vinto 4 partite vi porterete a casa 500 punti in oro, che sono esattamente quello che avete pagato per entrare in questo evento, e 3 carte che saranno almeno non comuni. Dopodiché tutto il resto diventerà ovviamente un guadagno. Vi faccio notare anche che qui, dalla quinta vittoria in poi, c'è scritto che vincerete anche una carta, oltre al surplus dei 100 punti in oro in più, vincerete anche una carta almeno rara. Dopodiché diventeranno due carte almeno rare e una non comune, e questo è uguale, ma semplicemente aumenterà l'oro. Ovviamente la cosa è uguale identica per quanto riguarda tutti gli altri eventi, però come nelle altre modalità che abbiamo visto tra il best of one e il best of three, i riquadri su cui ci possiamo posizionare sono inferiori. Dopodiché, abbiamo questo riquadro qui. Qui andremo a trovare la modalità di gioco, anche questa constructed. E più precisamente questo simbolo sta a significare il posizionamento a livello di rango che abbiamo all'interno di tutta la classifica mondiale in questo momento. E noi in questa modalità, poi la spiegherò meglio tra l'altro all'interno del profilo, che vi potrò fare un esempio per farvi vedere tutta la possibile classifica dove ci possiamo posizionare. Noi all'interno di questa modalità di gioco, che sarà sfida diretta contro un altro avversario che si troverà qualsiasi parte del mondo, abbiamo anche qui la possibilità di giocare il best of one o il best of three in un formato che preferiamo. Questi saranno i mazzi che io potrò andare ad utilizzare, o bensì sono i mazzi che io attualmente per il formato standard ho validi. Come vedete qui sotto dove c'è scritto mazzi non validi ho tanti altri mazzi, ma scritto c'è questo triangolo che appunto mi avverte che al suo interno ci sono quattro carte che nella modalità standard io non posso utilizzare, quindi se volessi potrei andare a modificare il mazzo e dovrei cambiare queste quattro carte su questo 2, su questo 6 e così via. E appunto, come vi dicevo, comunque in questa modalità qua andrò a scalare quella che è una vetta di una classifica mondiale. In questa modalità qua è uguale identica alla precedente, ma non si scala nessuna vetta, non si vince niente nel giocare con questo, semplicemente si va a giocare direttamente con un altro avversario. La possibilità del best of one, best of three, il discorso di mazzi è sempre quella. L'unica cosa che cambia è che mi appare nel best of one, come vedete, mi appare questo incontro contro il bot, che significa lo scontro contro il computer. E
potrebbe risultare utile nel qual caso avessimo un mazzo e volessimo provarlo, quindi volessimo vedere se il mana base risponde in maniera corretta, piuttosto che volessimo provare delle carte per capire come funziona, però onestamente abbiamo la possibilità di giocare contro gli altri giocatori senza perdere niente, quindi non vedo per quale motivo non dovremmo farlo. Forse nel quel caso non dovessimo trovare nessuno che vuole giocare in questa modalità, allora potremmo provare contro il bot, però non mi è mai capitato di non incontrare nessuno che giocasse. E poi abbiamo questa modalità di gioco che io vi straconsiglio, che è bellissima, si chiama il Brawl. È praticamente la copia identica di un altro formato che si gioca in cartaceo che si chiama Commander e che vi consiglio di andare a vedere su Wikipedia o comunque di informarvi com'è possibile come è nato questo tipo di formato perché è veramente bello. O bensì, oltre a come è nato, anche come è stato riconosciuto da Wizard, quindi da Magic, come formato legale. E io vi mostrerò da Brawl Historic perché non possiedo in questo momento un mazzo Brawl Standard perché non l'ho cancellato. Allora, questo formato si gioca così. Abbiamo un comandante che verrà posizionato in questo punto qua. E i colori del comandante saranno i colori che andranno a determinare colori delle carte che andremo poi ad utilizzare all'interno dell'intero mazzo. Come vedete, all'interno del mazzo io non posso possedere più di una copia per tipologia di carta. E la particolarità del comandante è che oltre ad avere le mie solite 7 carte di partenza, quando andrò a incominciare la partita contro l'avversario, avrò anche il comandante in mano, quindi avrò la possibilità di lanciarlo in qualsiasi momento purché io possa soddisfare il valore di mana richiesto. Ogni volta che il comandante verrà ucciso o esiliato, mi verrà richiesto se desidero lasciarlo dov'è oppure riprenderlo in mano. Riprendendolo in mano sarà di nuovo giocabile, ma avrà un costo superiore di 2 mana in colore, tra l'altro. E così ogni volta che lo ributterò nel campo, quindi nel primo caso mi morirà, io lo butto nel campo, adesso mi costa 4, muore, lo riprendo in mano, costa 6. Se lo rilancio in campo e muore, costerà 8 e così via. Questo vale per tutti quanti i comandanti. Questo vale solo per i comandanti, tra l'altro. Io vi straconsiglio questo formato perché, oltre ad essere divertente, voi potete creare all'interno delle sinergie bellissime, ma troverete anche moltissimi giocatori bravi che hanno creato dei mazzi divertentissimi, belli da con cui scontrarsi. E quindi ve lo straconsiglio. Un altro motivo per cui giocare questo tipo di formato è che vi dà la possibilità di magari andare a provare le sinergie che ci possono essere tra dei colori. In più, soprattutto per chi ha incominciato da poco, che non è tanto che gioca, è molto più probabile avere una singola copia di una carta piuttosto che magari avere le classiche 3 o 4 copie necessarie per poter fare un mazzo cosiddetto competitivo. Nel formato Historic, noi andremo a giocare 100 carte. Da stare attenti che noi non potremo inserire né di più né di meno di 100, cioè il numero 100 deve essere rigidamente 100. Non avremo l'ausilio della sideboard. E invece in standard, Brawl standard, andremo a giocare 60 carte. Per quanto riguarda invece i punti vita, inizieremo con 25 punti vita in questa modalità, non più 20. E un'altra cosa da sapere è che con questo non scaleremo nessuna classifica e potremo solamente soddisfare quelle che sono le richieste delle missioni giornaliere, quelle che possiamo modificare, non quelle con i rettangoli, quelle non aumenteremo di livello su quelle, invece su quelle altre riusciremo comunque a completarle volendo. E mi pare basta, quindi straconsigliato comunque questo formato perché è veramente molto molto bello. Ok, come vi dicevo, poi abbiamo il profilo. All'interno del profilo abbiamo tutta una serie di informazioni anche qui. E partendo dall'alto abbiamo il nostro nome più un numero identificativo. Questa serie di caratteri ci serve sia per iscriverci all'interno delle piattaforme, o
comunque per partecipare a quelli che sono dei tornei, e in questa maniera i nostri avversari ci possono trovare all'interno del sistema. Qui abbiamo il rango, e abbiamo il rango per quanto riguarda il Constructed e per quanto riguarda il Limited. Come vi dicevo prima, qui abbiamo tutta una serie di vette da scalare, partendo dal bronzo a finire fino al Mythic. E noi avremo un mese per poter appunto scalare la vetta. Ogni volta che terminerà il tempo a nostra disposizione, verremo posizionati in un rango inferiore, ovviamente, di quello in cui eravamo arrivati per dare il ciclo a tutta questa cosa. Comunque trovate un articolo sempre all'interno di Arena che spiega bene, c'è anche uno schema che vi mostra sulla base di dove eravate, come vi posizionerete poi col mese nuovo. Quello che c'è da sapere è che noi per ogni volta che andremo a vincere una partita si accenderanno delle luci di questi riquadri, appunto per scalare la vetta e aumentare di rango. Per quanto riguarda il bronzo, l'argento e l'oro, ogni volta che andrò a vincere una partita secca si accenderanno due luci, ovviamente in best of 3 ne accenderanno 4, però quando andrò a perdere se ne spegneranno solamente 2, quindi la metà. Partendo poi, una volta che partiamo dal platino invece, sarà uguale, quindi tanto vinciamo tanto perdiamo. Vinciamo una partita, se ne accende una, ne perdiamo una e se ne spegne una, quindi, e così vale anche per il diamante. E invece per il Mythic funziona in un'altra maniera, adesso vi spiego. Appunto, una volta che sarà terminato il tempo a nostra disposizione, quindi sarà finito il mese, sulla base di dove ci saremo posizionati ci porteremo a casa un premio, che in questo caso potranno essere bustine di Kamigawa, un quantitativo di oro che comunque è scritto tutto qua, e due stili di carte che sono i classici elementi estetici. Una volta che arriviamo invece alla posizione Mythic, la cosa un po' cambia. Inizieremo la posizione Mythic con un numero in percentuale in fianco al rango. Una volta che avremo superato il 100, innanzitutto bisogna dire che più vinciamo, più andiamo su di questa percentuale, più perdiamo, più scendiamo in percentuale. Una volta che avremo superato il 100% di questa percentuale, arriveremo veramente a quella che è una classifica mondiale, partendo dal numero 1800. Da quel punto la scalata o la discesa non sarà regolare, sarà sulla base di chi andremo a battere. Quindi se battiamo noi siamo al 1800 posto, battiamo una persona che sta al 1200 posto, andremo a finire in un punto che si trova più o meno tra il 1800 e il 1200. Stessa cosa vale se dovessimo perdere contro, quindi in caso contrario noi ci trovassimo al 1200, perdiamo contro il 1800, andremo a perdere classifica in questa maniera qua, quindi perdiamo e vinciamo in maniera esponenziale. Non è così regolare. Poi vabbè, qui abbiamo il Limited, che come vedete funziona nella stessa identica maniera del Constructed, non cambia niente. Ok, torniamo sul profilo. Dopodiché qui abbiamo il riquadro sempre della maestria, che appunto andremo a parlarne all'ultimo. Qui abbiamo la possibilità di cambiare quelle che sono le emote, quindi di scegliere le emote, le parole che andremo a dire mentre che stiamo giocando con il nostro avversario. Qui potremo selezionare il nostro animale a compagnia, che lo troveremo posizionato al centro dello schermo a sinistra mentre stiamo giocando, le varie opzioni. E poi potremmo andarci a cambiare l'avatar, quindi il personaggio rappresentativo. Poi possiamo anche andarli a acquistare direttamente da qua. Ok, andiamo a vedere le buste. Per quanto riguarda le buste, qui noi possiamo andarle ad acquistare, come potremmo andarle ad acquistare in negozio. La cosa interessante da vedere è che ogni volta che io aprirò una busta, vedete questi due riquadri? Hanno dei rettangoli tutti intorno. Ogni volta che aprirò una busta, uno di questi rettangoli andrà ad accendersi. Una volta completato il giro, io acquisirò la wildcard che si trova al suo interno. Per quanto riguarda le wildcards rare, ogni volta che acquisirò 4 di queste, poi mi verrà messa in palio una mitica.
poi ricominceremo il ciclo delle quattro rare e una mitica e così via per sempre. Le vedrò sempre più. Io posso andare a acquistare qui le buste, posso acquistarle con l'oro e lo vedrò selezionato qui, oppure con le gemme e le vedrò selezionate qui e che posso o acquistare all'interno del negozio, che adesso andiamo a vedere, oppure le posso acquisire giocando i draft soliti. Qua abbiamo il prezzo delle buste e il numero di busta che mi verrà dato, ovviamente pagando. Qui in più, acquistando 45 buste, ci verrà data anche questa carta in più, come vedete. E qua invece ce ne verranno date addirittura due. Quindi avremo le 90 buste più due di queste carte qui. E qui invece solamente una. E tra l'altro con l'elemento estetico, questo qui, quindi non l'originale, ma questo elemento estetico che in questo caso è più carino, secondo me. Altra cosa da sapere è che io non devo, quando vado ad acquistare le buste, non devo necessariamente acquistare le buste che trovo qua in prima battuta, ma io posso andarmi a scegliere il set che più preferisco. Come vedete, fino a qua viene segnato in grigio quello che è standard, da qua in poi diventerà historic e posso andarmi a scegliere tutti i set che preferisco sulla base di quello che devo fare. Altra cosa da sapere è che una volta che entrerò dentro a quello di Innistrad Crimson Wow, avrò anche la possibilità di comprare quelle di Alchemy. Come vedete, sono delle bustine diverse. Una cosa interessante, se magari appunto uno si sta chiedendo come si deve fare. Altra cosa, ma che spiegherò in un altro video, se dovete riscattare un codice, lo riscattate qui. Poi entriamo dentro il negozio, andiamo a vedere un attimino così en passant, che cosa che abbiamo all'interno del negozio. Come vedete, ogni giorno ci verranno date intanto delle offerte giornaliere che vi consiglio di andare a vedere, perché di tanto in tanto ci sono delle offerte dove pagando mi pare 200 euro ricevo 500 euro e la stessa cosa per le gemme, quindi mi torna in più di quello che ho pagato. E poi troviamo tutti i bundle e tutti gli elementi estetici che Arena ci mette a disposizione se volete cambiare quelle che è la visuale delle carte. Poi possiamo andare a comprare le gemme, ma possiamo farlo appunto anche da questo piccolo menu qui sotto, che dà la possibilità di copiare le gemme. Queste sono le buste che abbiamo appena visto, le offerte giornaliere, sono quasi sempre elementi estetici, perché qua andiamo un po' più sullo specifico. Tanto non funzionano, ok, come vedete questi sono gli emote che prima abbiamo visto, che se vi piacciono potete andare ad acquistare per essere più espressivi con i vostri avversari. Poi qua possiamo andare a comprare l'avatar, che è il personaggio rappresentativo. Qui abbiamo le bustine protettive che possiamo andare a acquistare, cosa sta il prezzo, di solito sono anche in offerta tante, e poi gli animali di compagnia. Ok, ultimo punto, la maestria. La maestria è una serie di premi aggiuntivi che Arena mette a nostra disposizione e che acquisiremo ogni volta che andremo a completare il giro di questo riquadro, quindi guadagnando punti esperienza, che vi ricordo che guadagniamo completando le missioni giornaliere. Una volta completato il giro, quindi arrivati a 1000 punti, passeremo da un riquadro ad un altro, acquisendo quello che è il premio al suo interno. La parte superiore è rivolta a quelli che giocano in free to play e come vedete si riceveranno premi fino al riquadro 72. La parte sottostante invece è rivolta a chi decide di comprarsi il bundle della maestria. Se vogliamo fare due calcoli, acquistare il bundle è conveniente, effettivamente, se siamo disposti a spendere questi 3.400. Difatti al suo interno troveremmo 17 buste, 1200 gemme, più un'altra 4000 punti in oro. Avremo a disposizione a questo punto, quindi al punto 15,
un gettone per andare a giocare un draft gratuitamente, quindi con questo gettone ci presenteremo al draft e potremo parteciparvi e anche lì, in base a quella che sarà la nostra destrezza, acquisiremo premi, più elementi estetici e di tanto in tanto delle carte mitiche. In questo caso, per quanto riguarda chi sblocca la maestria, arriverà fino al riquadro 90. Dal 90 in poi, ogni volta che passerà un riquadro, quindi aumenterà di 1000 i suoi punti esperienza, acquisirà una carta almeno non comune. E tra l'altro anche acquisirete anche tutti quelli che sono soprapposti, non solamente quelli sotto, ma anche quelli sopra. Se io in un qualsiasi momento, finché l'evento è in essere, io andassi a comprare questo bundle, tutti quanti i premi posti sotto mi verrebbero assegnati, quindi non riceverai i premi solamente dal punto in cui mi trovo in poi. Di conseguenza non siamo costretti a doverlo acquistare fin dall'inizio, possiamo acquistarlo anche alla fine, purché non scada l'evento. L'evento dura circa 3 mesi ogni volta. E se voi siete entrati all'interno di Arena a un mese e mezzo dall'inizio di questo evento, sinceramente mi sento di dirvi che è meglio che voi non acquistiate questo bundle, perché ovviamente non riuscirete a completare quello che è l'evento fino alla fine, quindi fino al punto 90. Piuttosto prendeteli in draft o in acquistare buste o bundle se proprio vi piacciono. Qua penso che sarebbe un po' uno spreco, purtroppo. E poi le sfere, queste qua che vedete, le andremo a inserire dentro all'albero della maestria e andremo a sbloccare sempre elementi estetici delle carte. Per quanto riguarda la maestria, mi pare di avervi spiegato tutto. Andiamo a vedere un attimino qua la rotella. Qui abbiamo le classiche opzioni degli strumenti. Quello che volevo mostrarvi è che vabbè, io qua posso uscire dal gioco con questo pulsante, qui esco proprio dall'account, quindi vi sconsiglio di farlo. Qui abbiamo altre informazioni che possiamo utilizzare. La grafica, se dovessimo andare ad importare un mazzo, anche se attualmente non vi ho spiegato, ma vi do questo breve cenno, volessimo importare un mazzo, dovremmo inserire la lingua da cui abbiamo copiato il mazzo, perché lo posso importare, altrimenti ci darà sempre errore. Poi con questa spunta diminuiamo quello che è lo schermo intero in maniera da poter accedere al desktop. Ok. Con questo punto di Che bello domanda entriamo rivederti. all'interno di un altro menu dove possiamo accedere alle varie finestre, ai vari siti dove Arena ci dà delle informazioni più altre cose. Vi esorto a sperimentare. Poi abbiamo questo scrigno che magari qualcuno si è chiesto che cos'è. Il nome di questo scrigno è Vault e non è semplicissimo da spiegare, trovate sicuramente delle spiegazioni migliori all'interno del sito di Arena, in ogni caso tenterò di spiegarvelo. Ogni volta che acquisirete una carta in più delle 4 copie già presenti nella vostra collezione, questo per ogni tipologia di carta, aumenterà una percentuale all'interno di questo Vault. Una volta che avrete il 100%, vi apparirà questo Vault e vi darà la possibilità, sbloccandolo, quindi andandolo a bruciare in sostanza, di acquisire una carta Jolly rara, due carte Jolly, quindi le wildcards, scusate, una mitica, due carte rare e tre non comuni. Un consiglio che anch'io ho imparato a mia volta da altri content creator che vi do, è che è interessante vedere in che maniera è che cresce questo Vault. Di conseguenza, se avete la possibilità, vi do il consiglio di continuare a farlo crescere fino a 200, quindi da 200 in poi, quindi sempre a mantenerlo almeno dal 100 in su, così controllate quello che è la percentuale di crescita all'interno del Vault. In questa maniera Arena ci dà la possibilità di non perdere valore delle carte che abbiamo già e che andiamo ad acquisire. E mi sembra una cosa più che giusta. Ok, torniamo nella home.
Mi pare di avervi spiegato tutto per quanto riguarda la piattaforma di Arena. Spero che sia stato esaustivo di aver spiegato bene. In caso se avete domande, perché magari posso non essermi spiegato bene in certe cose, vi esorto a scrivermi nei commenti e risponderò a tutti quanti. Questo ovviamente è il mio primo video, di conseguenza potrei non essermi spiegato proprio benissimo. In descrizione inserirò i link dei vari content creator che anch'io seguo e magari anche link di vari articoli che trovo interessanti e che vi propongo di andarvi a leggere. Ora mi pare di aver detto tutto, vi ringrazio per aver ascoltato e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!